Il nostro collega Andrea Nicoli si è seduto al volante della nuova monovolume a 7 posti Citroën Gran C4 Picasso. Come l'ha trovata? Beh, non ci resta altro che farcelo raccontare. Buonasera cari telespettatori, ritorniamo a parlare di Citroën nella prova della settimana con la C4 Picasso, ma una Picasso che è diventata grande. Qualche settimana or sono avevamo guidato la versione a 5 posti, lunga 4,43 m, questa è la grande Picasso. 17 cm in più ripartiti equamente nel passo, più 6 cm, e nella parte posteriore a sbalzo. Vuol dire un guadagno di capacità di carico di 100 litri, ma uno degli aspetti interessanti è che questa versione è disponibile di serie con 7 posti. Il motore di questa Gran Picasso è il noto 1.6 HDI, un diesel con 115 cavalli, un motore generoso e nonostante il peso leggermente superiore rispetto alla versione corta, permette prestazioni interessanti, velocità di quasi 190 km all'ora, accelerazione da 0 a 100 in 12 secondi 1, 2 decimi in più dalla versione corta, emissioni molto contenute e i consumi. Citroën dichiara 25 km con un litro, ma nella nostra prova ci siamo accontentati e ci siamo accontentati bene di percorrere circa 20 km con un litro. Ed eccoci al volante di questa monovolume. Sensazione gradevole è l'ottimo assorbimento delle sospensioni. Nonostante questa versione abbia pneumatici da 19 pollici, ogni asperità viene affrontata senza nessun fastidio per la schiena. Questo grazie anche ai sedili generosi e ben conformati, sia con l'anteriore e di guida e passeggero, ma anche i 3 posti posteriori e poi, dicevo, i 2 posti dietro che, se non vengono utilizzati, si celano sotto il pianale di carico, dunque invisibili e non rubano tanto spazio. Se invece serve, questa monovolume diventa veramente una grande monovolume. Ottima la dotazione di accessori, specialmente sulla versione Intensive, che può contare anche su un ampio display centrale, oltre alla prerogativa, questa console tutta digitale e ricca di tante informazioni. Poi indubbiamente climatizzatore automatico bizona e in questo caso il cambio manuale, un cambio manuale a 6 rapporti. Un'ultima considerazione sulla capacità di carico, fondamentale. Si passa da circa 650 litri quando si viaggia in 5 persone a 1817 ribaltando completamente i sedili posteriori, e direi che questi sono numeri da primato. Grande piacevolezza di guida, polivalenza, comfort, questa versione lunga della Citroën Picasso, ribattezzata Gran Picasso, è veramente una macchina da famiglia, una macchina per lunghi viaggi con consumi contenuti, dicevamo grande comfort, silenziosità, una dotazione di accessori completa. La versione Intensive costa 28.800 euro, circa 2.000 euro in più della versione corta, ma ci si può accontentare con modelli con una dotazione leggermente più bassa a partire da 23.000 euro.